Qui alcuni dati di un paper di una pubblicazione direi storica di Claire Arden del 2011, dove hanno analizzato i differenti dati nella letteratura che mostravano come un percento non proprio altissimo di atleti dopo questo tipo di operazioni ritornano all'attività. So poco più di 60% al livello prima dell'infortunio, ma ancora molto meno se si pensa al ritorno alla competizione, sono meno del 50%. E altri dati hanno poi confermato queste percentuali, quindi può anche mostrare un problema di cosa poi si fa esattamente in tutta la riabilitazione e il training. Quindi, come ci sono moltissime domande ancora nella rieducazione dopo un intervento del genere, per esempio come si può tener conto di certi fattori che possono predisporre all'infortunio nella riabilitazione, che ruolo ha anche il recupero dell'arto non infortunato e per poi continuare con la scelta e il timing di esercizi e via dicendo. E forse verso la fine del percorso c'è anche la grossa domanda come possiamo condurre l'atleta in una maniera anche sicura e con un timing ottimale allo sport. Quindi diverse domande che sono state trattate in una conferenza nel 2015 e tutti i partecipanti, i relatori si sono poi fermati alcuni giorni e hanno lavorato per diversi mesi sotto la supervision di Claire per poi produrre questo consensus statement. E tra l'altro è un grazie all'amico Karin qui presente, è anche accessibile gratuitamente su tutti i canali del British Journal of Sports Medicine, che sia website o che sia app o altri media. So, quattro punti importanti: definizione di questo return to play o return to sport, decisioni, aspetto decisionale nel processo, l'evidenza, che può variare molto, dipende da che tipo di operazione o di infortunio, e anche la mente o l'aspetto psicologico. Qui il consenso è stato di avere un tre parti, ma viste in un continuo, non separate, ma un continuo che descrive un primo ritorno alla partecipazione, uno allo sport e uno alla performance. Delle definizioni che non solo dovrebbero servire nella rieducazione, nel training, ma anche quando poi si tratta di documentare o di classificare, oggettivare una riabilitazione anche nell'ambito di studi di diverso tipo. Ritorno alla partecipazione, qui abbiamo a che fare con atleti che stanno lavorando in riabilitazione, sovente si allenano pure, anche ad una certa intensità, ma naturalmente modificata da quello che riguarda lo sport stesso. Ritorno allo sport con atleti che ritornano nello stesso sport che praticavano prima della lesione, possono allenarsi a pieno regime e possibilmente ottimalmente, ma la loro performance non è uguale a quella di come era prima della lesione, quindi si parla di pre-injury level che non è ancora raggiunto in questa fase. E poi nell'ultima, quella che è caratterizzata dalla performance, dalla prestazione, atleti che ritornano nel loro sport, stesso sport prima della lesione, e la loro performance è o uguale o migliore di quella prima della lesione.
Quindi anche da come si può vedere dal continuo è un qualcosa che inizia subito dopo l'intervento o la lesione, un seguito della riabilitazione che dovrebbe avere un continuo in queste tre ultime fasi. L'aspetto decisionale, questo naturalmente tutti sappiamo è un punto molto critico, anche non facile, a dipendenza in che contesto si lavora, sicuramente quello professionistico è anche quello più delicato, diciamo, ma la domanda è chi poi decide quando uno o una atleta è pronto a ritornare in azione. Cioè abbiamo lo staff medico, magari lo staff dei preparatori, abbiamo il coaching staff, allenatore tecnici e naturalmente l'atleta, il giocatore, la giocatrice. Qui questo schema, come vedete, è tratto da Dijkstra, anche pubblicato nel British, molto ben descritto, e vediamo come questi, naturalmente questi diversi attori hanno anche dei differenti punti di vista. So, per esempio, l'atleta ovviamente apporta un aspetto soggettivo di come si sente pronto per il ritorno. Tutto il team che è medico, magari collegato anche ai preparatori, può portare un aspetto oggettivo dal punto di vista di poter misurare certi parametri, certi aspetti, misurare il livello di performance e anche un aspetto di proteggere l'atleta in questo processo, per esempio evitando dei rischi di lesione ulteriori. E poi ovviamente anche importante è il punto di vista allenatori, coaching staff, che giudicano anche come l'atleta si comporta durante l'allenamento specifico, se lo ritengono pronto per rientrare in azione o se magari manca ancora qualcosa dal punto di vista tecnico, anche comparando a come era prima. Quindi un aspetto che è complesso, però ottimalmente, ed è la proposta è uscita dal consenso, se penso che anche molti cercano di attuare, è che tutti questi attori devono essere coinvolti in questo processo decisionale di utilizzare la migliore evidenza possibile, sia scientifica ma anche sia a livello pratico, e di aiutare soprattutto l'atleta a raggiungere la sua decisione migliore. Quindi anche un processo dove l'atleta dovrebbe restare al centro e non subire la decisione. Quindi questo processo al meglio dovrebbe essere una decisione comune del team coinvolto. Evidenza scientifica nel ritorno allo sport, qui a dipendenza come detto prima, dalle lesioni o da interventi, c'è una grossa diversità. Qui per stare all'esempio del crociato sono le ultime guidelines pubblicate nel British da un gruppo di ricercatori e fisioterapisti e preparatori olandesi, dove sicuramente è ancora oggigiorno la miglior pubblicazione in questo campo, con una descrizione attuale di cosa è stato, diciamo, a un supporto scientifico nella rieducazione, per esempio avendo delle fasi per criteria, utilizzando dei test per poter monitorare questa progressione, cercando anche di tener conto di aspetti psicologici in questo processo di ritorno allo sport, ed anche di cercare di proteggere l'atleta per evitare
ulteriori rischi, quello che in inglese è detto re-injury risk. Qui alcuni lavori che sono apparsi di nuovo nel British, come vediamo moltissima letteratura è apparsa in quel journal, molti sono anche accessibili gratuitamente. Qui due esempi, cosa si intende per un ritorno sicuro, sono anche nello stesso ambito del crociato, qui era uno studio dove si è dimostrato che sia l'aspetto di tempo che l'aspetto di potenziale muscolare è molto importante per ridurre il rischio di una lesione successiva, per esempio 9 mesi e un potenziale quasi simmetrico del quadricipite può dare più dell'80% di riduzione del rischio della rirottura del crociato. O per esempio questo di Krizitsis, anche del British, dove con uno stesso approccio dimostrando una minima differenza della forza, della potenziale di forza, simmetria negli op test, un programma sul campo, altri tipi di test, qui un running t-test con dei criteri ben definiti, tutto ciò può contribuire a ridurre significativamente di 4 volte questo rischio di re-injury. Questi alcuni esempi come anche questo aspetto è molto importante da considerare e oggigiorno c'è abbastanza evidenza scientifica, non è più che si stima o uno pensa per conto suo, veramente si può trovare buoni dati di studi di buona qualità. Però naturalmente si parla sempre di raccomandazioni, di guidelines, di linee guida, perché diversi aspetti restano pur sempre non tutti basati sull'evidenza. Quindi oggi come oggi dei test di base come di forza, di potenza sono un tassello importante. Altri dove si cerca di, per esempio, di copiare gesti sportivi, anche l'aspetto di avere decisioni reattive nel training, in stato di fatica, altri aspetti che sono già stati toccati questa mattina, per esempio i carichi, monitorare i diversi carichi interno e esterno, avete sentito pubblicazioni anche uscite dal gruppo di Gabbett, per esempio, dove mostrano che questo carico ottimale è anche una molto importante per evitare lesioni. E poi aspetti psicologici, come detto. Più si è nella fase finale del processo, naturalmente tutti, come detto prima, aspetti tecnici tipici dello sport singolo sono cruciali e fanno parte dell'allenamento. Qui sicuramente varia molto da non solo da team a club, ma anche da paese. In certi paesi nel mondo anche fisioterapisti sportivi sono impegnati in questo processo, in altri paesi meno. Comunque in un lavoro di gruppo ottimale questo dovrebbe essere attuato. Quindi come punto importante la combinazione della migliore evidenza possibile con anche la pratica e l'esperienza per un ritorno allo sport di qualità. E come quarto punto abbiamo i fattori psicologici o mentali in questo processo che soprattutto in questi ultimi anni sono anche stati più analizzati e documentati ed uno dei campi forse anche più importanti, grazie al lavoro di diversi ricercatori, ma soprattutto anche a Claire Arden che ha dedicato diverse ricerche in questo campo. Come non penso bisogna spiegare molto lo schema, è un tassello o un punto fondamentale di questo processo.
Qui anche uno dei diversi studi, forse uno dei primi, dove Claire ha dimostrato come, come atleti che avevano una preparazione, una, qui è detto una readiness, valutata per esempio per mezzo di questionari soggettivi dati agli atleti, quelli che avevano un dato score, avevano una 8 volte più chance di avere un ritorno alla competizione nell'anno dopo l'operazione. E poi sono seguiti diversi altri studi e conoscenze che Claire vi illustrerà nella quarta presentazione. Quindi anche qui punto importante, l'aspetto mentale è fondamentale e oggigiorno è anche possibile monitorizzarlo, e vedrete da Claire che sistemi ci sono dove poterlo fare in una maniera anche valida. E questo, come detto, sarà uno dei temi che tratterà, come capire quando un atleta è mentalmente anche pronto o come seguirlo durante il percorso riabilitativo. Alcuni punti per riassumere: come abbiamo visto, un processo che comincia dopo la lesione e anche prima dell'operazione, se possibile, da vedere come un continuo, dove si sono come definite come tre tappe importanti: il ritorno alla partecipazione allo sport e alla competizione, che è la performance, l'aspetto decisionale, al meglio, che è una cosa che dovrebbe almeno essere presa in un team con tutti gli attori, con l'atleta al centro. Poi tutto quello che è riabilitazione, training, cercare di includere tutto quello che è anche evidence based attuale. Abbiamo visto alcuni esempi, ce ne sono ancora altri. Gli aspetti psicologici, abbiamo detto, anche come punto molto importante. Spero che con l'italiano sia andato ok, e vi ringrazio per la vostra attenzione.